Buongiorno, bentornati in questo nuovo vlog. Come state? Oggi ho messo un rossetto, la palettina che vi ho mostrato nello scorso vlog. Mi sono fissata con un colore e praticamente metto sempre quello, però mi piace perché è molto naturale, poi rimane cremoso, molto morbido sulle labbra, non a lunga durata, però per il make-up che faccio io va benissimo. Ve l'ho detto perché ogni volta che mi vedete con il rossetto, poi mi chiedete che rossetto è. E la palettina che vi ho fatto vedere appunto nello scorso vlog. Ne approfitto del sole per farvi vedere un pacco che in realtà mi è arrivato circa una settimana fa, però ho lavato tutti i vestiti, li ho stirati e adesso ve li faccio vedere con calma, anche perché non vedo l'ora di metterli, però prima preferisco farveli vedere. Quindi mi sposto in camera da letto perché c'è un po' di sole e ne approfitto per farvi vedere questi vestiti che mi sono arrivati. Mi sono arrivati 5 capi d'abbigliamento da parte di questo sito che si chiama Milano e vi arrivano all'interno di queste bustine riutilizzabili molto comode. Io ho già lavato e stirato tutto e adesso vi faccio vedere quello che ho scelto su questo sito. Iniziamo da lui. Secondo me è stupendo. Ho scelto questo maglione rosa Barbie con questi cuoricini neri. Secondo me è stupendo e appena l'ho visto io l'ho immaginato con il pantalone tipo di tuta in ecopelle, quello che vi ho mostrato nell'altro video. Le maniche sono fatte così, questo l'ho già provato e mi piace tantissimo. In realtà ho provato due capi, il resto no, lo proverò oggi insieme a voi. Comunque dopo vi lascio le clip dei capi indossati. Non è un maglione corto, non so se si vede. Se non ricordo male, ho scelto una S, comunque io vi scrivo tutto nel box e vi lascio anche il link del prodotto. Se sentite rumori è la vicina che sposta cose. Poi ho scelto questa camicia che io trovo stupenda con diciamo queste balze, non so come chiamarle, sul davanti, però non arrivano fino in fondo, ma si fermano più o meno sotto il seno. L'ho già provata con un jeans e mi piace tantissimo perché le balze rimangono fuori, ma la camicia, diciamo la parte liscia, rimane all'interno del pantalone e sembra fatta proprio apposta, secondo me, da mettere all'interno di un jeans, di un pantalone, perché come dicevo, queste balze, arrivano a metà. Mi piace anche il collo alla coreana, se non ricordo male. È molto leggera, come camicia, però secondo me è davvero molto bella. Di questo ho preso una S, non è affatto corta, anzi è bella lunga come camicia. Infatti, secondo me, io solitamente le metto all'interno dei jeans o dei pantaloni, però siccome non è corta, ma come dicevo rimane abbastanza lunga, secondo me sta bene anche fuori dal pantalone, magari sopra un jeans skinny. Ho scelto un set composto da maglia e pantalone. Adesso non so come farvelo vedere, ma tanto poi lo vedrete indossato. Tra l'altro, questo non l'ho ancora provato. Sicuramente è lungo, poco ma sicuro da accorciare, però è molto bello. Io l'ho scelto di questo colore, ma lo trovate anche beige, panna e nero, se non ricordo male. È un pantalone a vita alta, comodo, a palazzo, è molto largo come pantalone. Un tessuto particolare perché non è né troppo leggero e né troppo pesante. Un tessuto che secondo me tiene freddo d'inverno, quindi potrei indossarlo magari con una calza pesante sotto, non lo so. Perché come dicevo non è né leggero né pesante come pantalone, è una via di mezzo, quindi perfetto secondo me per l'autunno. Non riesco a farvelo vedere per intero, comunque scende così. Questa è la maglia, la vedo un po' piccola di spalle, non l'ho provata. Dietro ha la cerniera, direi corta ma non troppo, però con il pantalone a vita alta ci sta. Le maniche sono fatte così, il sole ha deciso di abbandonarmi. Comunque, poi ho scelto questo maglione nero, mi piace moltissimo, l'ho già provato, con questo pizzo, diciamo pizzo. Con questi due volant, diciamo, che non sono troppo eccessivi perché lo sapete che non amo appunto le balze o i volant troppo importanti sulle maglie.
La manica è fatta così, è molto semplice. Anche questo è un maglione, direi, normale, né corto né troppo lungo. Con l'ultimo capo vi stupirò. Ho scelto questo vestito molto lungo, arriva più o meno fino ai piedi, super, super colorato. Mi piace tantissimo. Io questo l'ho immaginato con uno stivaletto nero, un giubbotto di pelle. Ormai avete imparato a conoscere un po' i miei gusti. Allora, visto così, è un pochino largo. Io ho scelto una S, però rimane molto comodo, molto largo come vestito. Infatti arriva con il suo laccetto. Secondo me, però, potrei usare anche un cinturone nero. Magari poi faccio delle prove. Ha i bottoni che arrivano più o meno fino a metà coscia, credo, perché non l'ho ancora provato. E finisce in questo modo. Ha uno spacco anche sul davanti, vedete dove terminano i bottoni praticamente. È leggero come vestito, però secondo me potrei indossarlo con un Dolce Vita nero sotto, una calza di quelle molto pesanti o termiche se fa tanto freddo. Fatemi sapere quale capo vi piace di più. Allora, per il momento il mio preferito è il maglione fucsia con i cuoricini neri. Semplicemente perché il vestito lungo e il set maglia pantalone non l'ho ancora provato. Voi sicuramente l'avrete già visto indossato, io devo ancora registrare quelle clip, quindi per il momento direi il maglione fucsia con i cuoricini neri, mi piace troppo. Fatemi sapere però qual è il vostro preferito. Vi lascio un codice sconto e lo trovate anche nel box e vi lascio anche il link di ogni capo che ho scelto. Lasciate perdere i miei capelli oggi. Comunque il vestito è stupendo, non me l'aspettavo assolutamente. Allora, senza cintura, no, perché su di me rimane troppo largo e non mi piace. C'è proprio il modello del vestito, è comodo. Tanti lo portano così senza cintura, però su di me lo preferisco con una cintura che segna il punto vita. Ma non me l'aspettavo assolutamente, cioè mi piace un sacco e l'ho scoperto con voi oggi. Perché ancora non l'avevo provato, avevo messo a lavare tutto, avevo stirato i vestiti, però alcuni non li avevo provati. Tra l'altro, non vedo l'ora di metterlo. Pranzo di oggi molto semplice e veloce: zucchine, polpa di granchio, l'ho finita perché l'avevo aperta l'altro giorno, e carote crude che ho condito con glassa di aceto balsamico, sale e olio. In questo periodo io sono in fissa con le carote crude. Sono appena arrivata a casa, sono andata ad Acqua e Sapone e al Bennet, vi faccio vedere velocemente quello che ho preso. Allora, ad Acqua e Sapone questo pacco di tovaglioli, erano in offerta, mi sembra 2,20 euro, ce ne sono 300. Il pacco devo dire che è molto compatto, infatti pensavo di aver sbagliato, però c'è scritto tovaglioli. Poi ho preso il cura lavastoviglie di Pril, era in offerta a 2,25 euro, credo. Una l'ho data a mia madre, per quello manca. Tra l'altro, è la prima volta che compro questo prodotto. Cura lavastoviglie a carico pieno, quindi non c'è bisogno di
avviare un lavaggio a vuoto, ma le pastigliette si possono inserire all'interno della lavastoviglie piena e poi fare il classico lavaggio. Di Wimmis ho preso questo brillantante che ho pagato 1,45 €. Diciamo che non uso quasi mai il brillantante, però ultimamente ho notato che soprattutto i bicchieri escono tipo opachi dalla lavastoviglie, quindi ho preso questo, ipoallergenico con aceto naturale, senza nickel, cobalto, ma se non sbaglio l'ho già acquistato altre volte. E poi ho preso il VC Gel 3 in 1 di Viacal, tra l'altro non l'ho mai preso, rimuove i batteri. Siccome da questa pone non c'erano i deodoranti che utilizziamo io ed Omar, sono andata al Bennett, che comunque si trova là vicino, e ho preso questi saccottini, diciamo saccottini che è meglio, 6 porzioni, li ho pagati 1,99 €. Tra l'altro meglio non andare a fare la spesa durante il preciclo, perché io mangio tutto il giorno e soprattutto a stomaco vuoto. Comunque, poi ho preso questi cracker al sesamo con sale, mi ispiravano, di Wasa, non li ho mai provati, però ripeto, mi ispiravano. E poi, come dicevo prima, deve arrivarmi il ciclo. Comunque, poi al Bennett ho preso di Splendelli, solitamente prendo quelle della Spontex, le Samba, però da questa pone non c'erano ed erano finite anche al Bennett e tra l'altro erano in offerta, però sempre al Bennett ho trovato queste che sono comunque simili a quelle che utilizzo io. Queste le uso per pulire il bagno, soprattutto spugna vegetale, e dentro ce ne sono due, sono 100% biodegradabili. Spugna Gypsy 1,49 €, le altre invece erano in offerta a 90 centesimi, però erano finite. Poi, solite fette biscottate di Grissin Bon, 1,15 €. I miei biscotti preferiti di Galbusera, che sono aumentati perché adesso li pago 1,99 €. Prima li pagavo, mi sembra, 1,60 €, comunque meno di 1,99 €. Estate alla pesca. Deodorante per Omar, ho ripreso questo perché mi ha detto che si è trovato molto bene. Non costa pochissimo, perché non era in offerta, mi sembra 3,79 € o 3,75 €, però ho preferito riprendere questo perché mi ha detto appunto che si è trovato molto bene. Deodorante per me, anche questo non era in offerta, però ho preferito riprendere il Nivea perché mi sono trovata benissimo. 5 in 1, anche questo l'ho pagato, mi sembra, 3 euro e qualcosa. Confermo, quello di Omar l'ho pagato 3,75 €, questo mio 3,49 €. Infine, per 3,49 € ho preso l'olio spray, lo cercavo da un sacco di tempo e appena l'ho visto l'ho preso subito, da utilizzare soprattutto per la friggitrice ad aria, e come vi dicevo l'ho pagato 3,49 €. Mi stavo dimenticando, ma ho fatto un giretto veloce anche da Action, ma non ho comprato niente se non questo tappeto, diciamo così, da mettere sotto l'albero di Natale, l'ho preso bianco, io in realtà ce l'ho dorato, il problema è che perde tantissimi brillantini, quindi ho preferito prendere questo morbidoso e l'ho pagato 6,79 €. C'era, se vi interessa, nero, grigio e bianco. Diametro 100 cm. Da questa pone ho visto un nuovo detersivo per la lavastoviglie, credo di una marca appunto di acqua e sapone. Costava quasi 6 €, quindi un tantino, però mi ispirava tantissimo, soprattutto per la profumazione. Però mi sono detta, non mi serve, evitiamo, e l'ho lasciato lì, però se non ricordo male ve l'ho fatto vedere. Anche al Bennett ho visto un prodotto nuovo, in particolare il preparato per porridge di Mulino Rossetto al cocco e cacao, però anche quello, cioè sinceramente, quasi 6 €. O 4,99 € o 5,99 €, adesso non ricordo. Per carità, pratico, veloce, per quando non hai tempo, però sinceramente, a parte che quando io mi preparo il porridge, quando lo metto su, io faccio cose in giro per casa. Magari mi rifaccio il letto, o faccio skincare, oppure sistemo il divano, perché la sera prima lo lascio aperto, lascio tutte le coperte per aria, quindi non è che perdo tempo. Oltretutto, io prendo i fiocchi d'avena del Lidl, che costano pochissimo, e secondo me sono buonissimi, e quindi mi sono detta, lasciamolo lì.
Ho preso però, come avrete visto, l'olio spray, lo cercavo da un sacco di tempo. Su Amazon c'era quello di Monini, se non ricordo male, però ogni volta non era disponibile o comunque dovevo acquistare più confezioni. Io lo utilizzo solo per la friggitrice d'aria, più che altro per condire in modo uniforme. In realtà sto cercando una bottiglietta vuota da riempire, una bottiglietta spray da riempire con l'olio. Il fatto è che ne ho già acquistate tipo due o tre e tutte le volte non mi trovo bene perché lo spray non mi piace, perché esce un getto fitto. Io invece voglio tipo la nuvoletta, non so se mi sono spiegata. Ho provato l'olio spray e finalmente ho trovato uno spray che nebulizza, anche se inizialmente non riuscivo a capire perché usciva un getto fitto, infatti mi sono detta no. Anche questa volta mi ritrovo con uno spray che non nebulizza. In realtà ho capito che premendo velocemente lo spray nebulizza, se invece premete lentamente, quindi non facendo così in continuazione, non so se mi sono spiegata, esce un getto fitto. Quindi avete entrambe, diciamo, le funzioni, se vi interessa. Unica pecca, non credo si possa riempire. Però per il momento, in attesa, di trovare una bottiglietta spray da riempire con l'olio, questa direi che va più che bene. Oggi voglio preparare gli hamburger di verdure per la settimana, quindi li congelo, così se in settimana non ho tempo o voglia di cucinare oppure mi va di mangiare un hamburger di verdure, la sera prima li lascio scongelare in frigo e il giorno dopo li faccio cuocere in friggitrice ad aria, in padella con un filo d'olio o in forno. Questa volta però ho pensato di aggiungere le lenticchie rosse, queste sono appunto lenticchie rosse decorticate, e le faccio cuocere per 10-15 minuti. Siccome non ci sta tutto in un'unica pentola e non ho due cestelli per la cottura a vapore, le patate le faccio bollire con la buccia intere, tanto poi le devo schiacciare con lo schiacciapatate, il resto invece lo faccio cuocere a vapore. Pronto per l'impasto degli hamburger, lenticchie cotte, ho tritato le verdure, ma potete schiacciarle anche con una forchetta. Ho schiacciato le patate. Per l'impasto invece ci servirà un uovo, formaggio, sale, pepe, prezzemolo oppure quello che più vi piace e pan grattato, nel caso l'impasto dovesse risultare troppo molle. Questa secondo me è una ricetta anche svuota frigo. Io infatti ho usato le verdure che avevo nel frigo. Voi ovviamente potete sostituire gli ingredienti con quello che più vi piace o con quello che avete in casa. Anche per quanto riguarda le lenticchie, se non vi piacciono potete usare per esempio i piselli oppure non metterle proprio, fare gli hamburger solo di verdure.
sono venuti 10 hamburger, sono a posto per un bel po', anche se due credo di farli per cena, perché Omar li vuole mangiare con un'insalata. Io non lo so, perché ho mangiato già troppe verdure oggi, quindi non so, devo decidermi. Comunque adesso li metto in freezer e una volta congelati li metto nei sacchettini dell'IKEA o comunque sacchettini del freezer, così quando mi viene voglia di mangiarli la sera prima li metto in frigo, così li faccio scongelare e il giorno dopo li faccio cuocere in padella con un filo d'olio oppure, come dicevo prima, in forno o in friggitrice ad aria.